candidata in queste elezioni politiche, ad un anno dalla vittoria al Comune di Pratola, una nuova sfida. Perché? Meno di un anno, decisamente meno. Non ci eravamo ancora ripresi dalla campagna elettorale delle comunali e abbiamo deciso di correre di nuovo. Ma del resto le sfide, quando si presentano e tu non puoi dargli un tempo di arrivo, le devi affrontare. Le affronti con cuore, con passione, con determinazione e si corre. E quindi con grande ottimismo ho deciso di correre anche questa avventura. Del resto lo sanno ormai tutti, era un desiderio che avevo di poter correre in una competizione nazionale come questa, e quindi quando è arrivata la notizia io non è che sono stata contenta di più. Se eletta non rischia di ridurre l'impegno del Comune? Ma guardate, questa è una domanda che mi stanno facendo in molti. Ci vuole grande dose di organizzazione, grande capacità amministrativa e credo che si possa fare bene tutto. Io rimarrò sempre il sindaco dei miei concittadini pratolani, per i quali ho lavorato con costanza e con dedizione durante questi primi 9 mesi, e così continuerò a fare. Del resto ci sono esempi di bravissimi parlamentari che hanno esercitato benissimo anche il ruolo da sindaco. Vorrei solo sottolineare che se il parlamentare lo si fa bene, questo può costituire anche una grande opportunità per i territori amministrati e per i territori ovviamente limitrofi. Con quali obiettivi si propone questa candidatura? Sicuramente il grande rispetto nei confronti di tutti, non senza però evitare di mettere in evidenza quelle che sono le incapacità amministrative dei nostri competitor, e soprattutto, come ho già avuto modo, con grande ottimismo, perché credo che è arrivato un momento di cambiamento e questo è il momento giusto. Però ribadisco, senza mai cadere nella provocazione, senza mai scadere in alcune situazioni poco piacevoli che già purtroppo questa campagna elettorale ha iniziato a registrare, io non ho paura dei miei competitor, porterò grande rispetto durante questa campagna elettorale, ma credo che da questa parte ci sia coerenza, ci sia anche freschezza nelle idee, e quindi penso di poter correre con una grande serenità d'animo. Grazie.